Siamo con Mirko Casalgrandi, che è il responsabile nazionale di WISP per la pallacanestro in carrozzina. Qui siamo al centro sportivo Ponente Giorgio Ghezzi di Cesenatico, dove, come vedete anche alle spalle di questa intervista, stanno per incominciare le semifinali e poi oggi ci saranno anche le finali. Domani, giusta precisazione. Un successo, perché vedo tanti ragazzi, tante ragazze sorridenti con le loro famiglie, quindi ti chiedo un resoconto. Sì, quest'anno siamo abbiamo portato otto squadre alle finali, quattro squadre si giocano le finali per il titolo nazionale e quattro squadre giocano per il secondo torneo denominato Silver. Giocano quattro squadre, le squadre presenti sono Reggio Emilia, La Spezia, Lazio, Treviso, Genova, Vicenza e Torino. Direi che è nel pienissimo messaggio di WISP questa, perché sappiamo che a Rimini, Riccione sono le finali del nuoto, della pallavolo, della pallacanestro, di cui ci stiamo occupando nello specifico qui, e questo è un messaggio di grande inclusione attraverso lo sport, che poi è il messaggio di WISP, direi. Grande successo anche in quel senso. Certo, grande successo. Naturalmente il basket in carrozzina è giocato da ragazzi con disabilità, ma anche da ragazzi normodotati, quindi è veramente un discorso di inclusiva, tutti messi allo stesso livello.